Ma Lavrino è obbligato ad andare su tutti i campi se vuole rincorrere posizioni più alte di cercare la vittoria. È un campo trappola, un campo difficile, lo conosciamo tutti. Il girone di ritorno è un altro campionato, le squadre hanno bisogno tutti di punti, quindi non sarà facile, però il valore tecnico dell'Avellino è superiore. Naturalmente è una partita insidiosa. Però bisogna cercare di portarla a casa perché altrimenti perdi altro terreno, quindi bisogna stare attenti, è un campo insidioso, sappiamo tutti, ha dei giocatori anche molto validi il Cerignola, quindi è una situazione anche loro dove Tisci mi sembra che è stato riconfermato, però c'è un pochettino di tensione, quindi sicuramente un ambiente caldo. Però l'Avellino d'altro canto è l'Avellino, è una squadra forte, deve cercare di imporre il gioco e di cercare la vittoria. La pressione, se stanno 10.000 persone e giochi con i tuoi tifosi, è meglio averla, non vedo che sia contrario. È un po' strano perché obiettivamente se non si farà un campionato alla fine per il primo posto, sicuramente il rammarico sarà soprattutto per le gare che abbiamo fatto al Partenio perché sono stati lasciati per strada troppi punti. È inspiegabile perché poi il clima che creano i tifosi, l'ambiente, tutto quello che circonda il Partenio, anche quando vai allo stadio, no? Anche se non giochi, tu lo vivi, no? Arrivi, gente, botteghini. È strano come questa squadra non è riuscita in casa a svoltare.